Buongiorno a tutte, come state? Oggi è mercoledì e fa un caldo allucinante già a mezzogiorno meno 20. Che c'è? C'è Lorenzo che appena sente che faccio un video viene subito. E niente. È mezzogiorno meno 20, non ho ancora fatto nulla perché vengo da 2 giorni di mal di schiena acuto, veramente sono stata immobile, immobile ma seduta non riuscivo a stare sul letto nemmeno, sul divano la stessa cosa, insomma sono stata proprio, proprio male e quindi ho lavatrici, tante lavatrici da fare. Dovrei fare le pulizie, anche se comunque il mal di schiena c'è, però comunque pian piano vedrò di combinare qualche cosa. Tanto c'è una giornata intera, voglio dire. E devo anche cucinare, penso di fare pasta e piselli. E in più volevo lavare le cose a Mattia, le cose di Lorenzo a Mattia, ma ho tante lavatrici arretrate, una già sta andando e quindi non lo so che cosa riuscirò a combinare oggi, però ho detto ma sì, facciamo un vlog, teniamoci aggiornati. E niente, il mal di schiena veramente è proprio brutto brutto brutto, io che già ci soffro e sono ogni volta costretta a fare le siringhe, insomma non poter prendere neanche una compressa a parte la tachipirina, insomma è proprio difficile e quindi vabbè, ci dobbiamo convivere. Lorenzo sta praticamente nudo, soltanto con la canottiera, adesso io vado a mettere la mutandina e il pantaloncino perché prosegue lo spannolinamento, stiamo andando benissimo, abbiamo avuto un periodo in cui veramente non si capiva nulla, invece adesso sono una settimana, 10 giorni che fa sempre la pipì, non sgarra mai. E soprattutto la cacca anche la sta facendo, la va a fare anche nel gabinetto e soprattutto non gli scappa se gli metto mutandina e pantaloncino, ma mi dice che lo deve fare, quindi si fa spogliare e questo è un grande traguardo in vista che in vista della scuola a settembre. E l'unica cosa che deve imparare è ad abbassarsi e poi rialzarsi da solo la mutandina e il pantaloncino. Però se in 10 giorni sono cambiate le cose, voglio dire, da qui a settembre ci riusciremo sicuramente. E quindi niente, io che faccio adesso? Adesso inizio a cucinare. Lavo in cucina, ti vuoi far vedere? Vuoi salutare? Vuoi salutare? No? Da lontano? Da lontano? E dicevo, inizio a cucinare e inizio a sistemare cucina e soggiorno e poi magari mi sposto nelle stanze e il bagno, anche perché l'altro bagno già l'avevo fatto e non lo usiamo mai. Se proprio riesco a farlo, magari una passatina velocissima gliela faccio, però non credo, non voglio stancarmi che poi arrivo a stasera che mi si riblocca la schiena e domani stare punto a capo e quindi vado piano 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 e niente, io inizio, vado e ci aggiorniamo dopo. Ciao! Eccomi qua, sono tornata, ho pulito la cucina, soggiorno e la camera da letto, ho appunto spolverato e ho anche lavato il pavimento. Poi abbiamo già mangiato, abbiamo anche ciao, ho anche fatto la cucina, insomma, e adesso mi devo un attimo rilassare, sedere.
La lavatrice sta centrifugando, purtroppo mi ero persa lo step dell'ammorbidente, quindi ho rifatto il lavaggio, quello breve da un quarto d'ora, per mettere l'ammorbidente, ma in genere con il bucato bianco nel quale metto la candeggina faccio sempre così. Voleva salutare. Col bucato bianco faccio sempre così perché così la puzza di candeggina va via. E quindi questa è ancora la prima, sono le 3:20. Adesso, ripeto, mi devo rilassare un attimino perché altrimenti la schiena mi dà filo da torcere. Poi dopo sistemerò un po' in cameretta, ma niente di che. E poi devo fare il bagno e lavare anche il corridoio. Penso però di fare soltanto un bagno, l'altro magari lo faccio domani perché altrimenti fare proprio tutto tutto oggi mi uccide. Per fortuna per questa sera faccio le costolette di maiale e ho le melanzane sott'olio e quindi non devo preparare nulla proprio per questo motivo, per stare non troppo all'impiedi, anche se ho forzato un po' con le pulizie oggi, ma perché poi ho anche pulito il balcone, non il terrazzo, il balcone, però non ho lavato, soltanto passato un panno sul passamano e ho passato l'aspirapolvere, però comunque si doveva fare, perché lo faccio tipo un giorno sì, un giorno no, 2 giorni sì, 2 giorni no, cioè ogni 2 giorni, ecco, ogni 2 giorni. E quindi l'ho fatto sabato, perché poi domenica non ci sono stata tutta la giornata, e poi ieri e lunedì sono stata malissimo, e quindi erano un po' di giorni. E dovrei fare anche il terrazzo, ma lo faccio domani perché devo alternarmi, altrimenti mi stanco troppo. E quindi nulla. Alla fine poi pasta e piselli non l'ho più fatta perché Lorenzo sta un po' maluccio con la pancia e quindi io ho fatto un po' di pastina semplice, altrimenti i piselli potevano fargli male ancora di più al pancino. Io invece non avevo tanta voglia di mangiare, ho mangiato tanta frutta. Spesso mi capita con questo caldo di non avere assolutamente voglia di mangiare e farmi un bel piatto di frutta. E questo ho mangiato e mi va benissimo. E niente, io vado a tirare fuori le cose dalla lavatrice, ne metto a fare un'altra, la stendo e poi mi rilasso un pochino e noi ci vediamo dopo. Ciao! Eccomi qua, finalmente ho finito. Lui è il sempre presente. Niente, ho finito, finalmente. Ho fatto tutti e due i bagni alla fine. Ho sistemato un po' in cameretta, ma la sto tenendo un po' da parte la cameretta perché domani inizio a lavare le cose a Mattia e quindi poi devo riorganizzare tutti gli spazi all'interno dell'armadio, cassettiera, eccetera. E quindi appunto faccio una cosa sempre molto molto veloce e poi devo anche riorganizzare la postazione make-up. Adesso ho riorganizzato i mobili del bagno, infatti ve l'ho pubblicato qualche giorno fa, se non l'avete visto magari ve lo lascio, vi lascio la scheda se vi può interessare la tipologia. E niente, io devo andare a fare una doccia, ho chiuso perché in casa ci sono 30 gradi, fuori ce ne sono tipo 35-36, fa veramente caldissimo. E ho bisogno assolutamente di una doccia e farò anche il bagnetto a Lorenzo e nel frattempo mi guarda e ride. Quindi per il momento ho acceso l'aria perché veramente non si respirava più. Poi devo togliere questo schifo perché appunto ieri e l'altro ieri mi sono messa
io un po' a giocarci e queste le ho tolte. E no, questa già non c'era. Questa già non c'era, però poi ieri ho tolto questa e mi sto un attimo rovinando io le mani in questo modo, quindi devo sistemare un attimino la situazione. E niente, penso proprio che il vlog continuerà domani e quindi per adesso vi saluto, anzi vi salutiamo e ci vediamo domani. Ciao! Ciao! Buongiorno! Eccoci qua, oggi è il secondo giorno del vlog. Sono precisamente le 12:30 e io ho appena finito di fare le pulizie. Ho preferito farle senza camera così che facessi un po' più presto perché quello che voglio fare oggi è dedicarmi al lavaggio delle cose di Mattia. Lui è arrivato, buongiorno, con la mutandina e niente, quindi sono super sudata, mi sono svegliata, ho fatto colazione, mi sono lavata, mi sono cambiata, mi devo rilavare e ricambiare perché fa veramente caldissimo, in casa ci sono 38, 28 gradi, 38, sì, 28 gradi e mezzo e fa veramente caldissimissimissimo e quindi adesso mi ricambio, poi mangeremo sicuramente e poi mi dedicherò a aprire le scatole perché non ricordo come le ho composte. Quindi ne sono tre, forse l'ultima non devo aprire, ma le prime due le devo aprire perché sicuramente ci saranno delle cose all'interno che mi potranno essere utili. E quindi non lo so, magari aprirò anche la terza perché magari ci possono essere i giubbini, non lo so, non lo so, non mi ricordo. Feci già uno scarto, quindi le cose che ci sono nella scatola, devono essere soltanto lavate, ma lavate in maniera molto breve, lavaggi brevi da circa 15-30 minuti, insomma, proprio perché le cose sono già pulite, solo per dargli una rinfrescata. E così, in base a quello che ho, andrò poi ad acquistare perché ci sono delle cose veramente nuove che, soprattutto all'inizio, ho messo veramente pochissimo. E quindi ovviamente comprerò, però non tutto tutto tutto, comprerò le cose che mi piacciono di più, le cose più belle, le cose che più mi serviranno e quindi preferisco prima di fare acquisti di dedicarmi un attimo a lavare le cose e vedere proprio precisamente tutte le cose che ho, così che le metto anche a posto e poi appunto andare a fare shopping. Nel frattempo ho ritirato i panni, stanno tutti quanti qua su questa sedia, sono ben due lavatrici, poi ne ho fatte due a Lorenzo e sono a postissimo, mi restano soltanto le tovaglie e gli strofinacci, ma la posso fare anche stasera sul tardi perché quella la faccio a 95 gradi in modo tale che toglie tutte le macchie. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, uso le tovaglie perché Lorenzo quando io metto le tovagliette le prende, le mette a terra e ci vuole giocare con le macchinine sopra. Quindi metto la tovaglia anche perché lui mangiando da solo fa veramente dei casinissimi e quindi preferisco fare in questo modo qui. E appunto ho le tovaglie e niente. Sono sempre allo stesso posto di ieri, sempre seduta, ma ho ancora mal di schiena. Sto facendo le cose, ma ho ancora mal di schiena. Quindi ho bisogno, di stare seduta. All'improvviso mi devo sedere assolutamente perché altrimenti non riesco, non ce la faccio. Lui viene, saluta e se ne va. Lui viene, saluta e se ne va. Sta ancora male col pancino, quindi gli faccio
un po', ancora un po' di pastina senza sugo, soltanto con un filo d'olio e un po' di formaggio. E per me non so, forse faccio panna e prosciutto oppure il tonno, ma penso panna e prosciutto perché è la mezza e quindi si fa un po' più velocemente, ecco, anche se di fame non ne ho tantissima, ma non vorrei fare come ieri che non mangio la pasta e mangio soltanto la frutta. Vorrei mangiare un po' di pasta e poi oggi verso le 4, 4 e mezza mangiare la frutta. E niente, ho parlato un sacco, ci vediamo dopo e insieme faremo le lavatrici di mattina. Ciao! Questa è la prima scatola. Purtroppo Lorenzo era vicino a me e ha fatto cadere il cellulare e non so cosa sia successo, ma non ho volume ed è così veloce, anzi l'ho anche un po' rallentato, quindi mi dispiace, ma vi facevo vedere comunque tutte le cose in maniera molto abbastanza dettagliata, insomma, vi facevo vedere tutte le cose che tiravo fuori e mi dispiace, purtroppo non sono riuscita a rimediare. E quindi mi dispiace appunto il contenuto della prima scatola è visto in questo modo, ma già alla seconda sarà tutto normale. E quindi niente, vi facevo vedere che prendevo tutte le cose e poi le portavo a lavare e adesso. Dicevo, Lorenzo ha fatto cadere tutto, questo qua che mi faceva impazzire e glielo misi anche all'ospedale, anche se un po' grandicello, questo qua mi faceva impazzire, poi c'ho un piccolo accappatoio e i lenzuolini per la culla, ma penso di comprarne almeno uno o due, adesso vedremo un attimino. E questo è il contenuto della prima scatola, eccomi. Questo qua è il contenuto della prima scatola, adesso inizierò a dividere le cose e poi andrò a prendere l'altro scatolo e ci vediamo fra pochissimo. Ok, questo è il secondo scatolo. Al di sopra ci sono delle cose che erano dell'anno scorso per Lorenzo, quindi inizio un attimo a togliere e poi ci sono tantissime cose estive, quindi inizio un attimo a liberare questa parte. Anche questi bodini sono tutte cose estive non dell'anno scorso ma di 2 anni fa, perché delle cose dell'anno scorso ancora gli vanno. Se lo vedete ogni tanto che compare, lui non si vede e quindi viene fin qua e non se ne accorge che voi lo vedete. Queste qua appunto sono tutte cose, poi magari farò vedere quando mi serviranno e quindi le dovrò prendere. Ok, sono grandi queste cose. Allora, questa l'ha presi quando nacque, me lo ricordo benissimo, quindi me la caccio perché non so. Mi caccio anche questa perché questa fu il regalo di mio cugino appena nato, anche se all'inizio non gli andava bene, però già a gennaio, febbraio gli andava. Iniziano i rumori ovviamente perché deve fare si deve far notare, ormai lo sapete. Poi mi tengo questa che pure fu un regalo, erano 6-9 mesi se non vado errato, 9 mesi, ma comunque sempre per gennaio, eccetera, gliela mettevo. Nel frattempo lui apre il frigo, fa cose. Poi questa qui è grande, adesso alcune cose non me le ricordo proprio. 6-9 mesi, questa me la tengo. Poi mi tengo questa gliela compro io.
No, me la portò mia suocera, mi pare, dall'Inghilterra. Poi questo pure fu un regalo, questa felpa della Martina, pure sempre sui 9 mesi mi pare. Poi c'era questo pantalone di Armani che pure mi caccio fuori, anche perché era sempre più o meno per quel periodo, 9 mesi, quindi il prossimo inverno gli potrebbe anche andare. Questi sono grandi, ci sono i costumini, questi non mi ricordo, no, questo sei, 9 mesi, mi tengo questo, poi c'è un altro accappatoio, questo qua, questo è grande, poi mi tengo questa qui, questa gliela presi io da H&M, la paga è pochissimo. O questa. Questi qua sono dei completi. Poi mi tengo questi. Questi mi pare me li portò Luca dall'Inghilterra. Questi qua che sono sempre. Questo 9-12, ma calzavano veramente. No, questi li comprai io, no, ho sbagliato, scusate. Quindi li tolgo, questi qua. E poi mi caccio questo completo qui di jeans. No, aspetta, questo è 12 mesi, no, assolutamente è troppo grande. E quindi no. Adesso rimetto a posto e adesso rimetto a posto, vado a prendere l'ultimo scatolo perché penso che al suo interno ci siano soltanto dei giubbini. Quindi queste cose un po' più pesanti, il cardigan, i giubbini che poi vi farò vedere e poi inizierò a lavare tutto. Eccoci qua con l'ultimo scatolo. Apriamo. Oh, il primo vestito di carnevale di Lorenzo, il pirata. Poi c'è questo qui. L'eschimo che mi regalò mia cugina per Lorenzo, quindi questo poi me lo tengo. Poi questo è grande. Questo qua sta scritto 3-6 mesi, ma 3-6 mesi, ma è gigante, però me lo tengo fuori. Poi tenevo questo che mi regalò mio cognato all'Inghilterra, questo qui nel quale Lorenzo piangeva sempre, però me lo tengo fuori. Questo è grande, questo pure, questo è grande. Poi c'è questo che io amavo, su qua me lo portarono i miei suoceri. Questo qui che gli sfruttavo tantissimo, mi ricordo, e questo è 3-6 mesi sempre. E un altro 3-6 mesi era questo qui che mi regalarono alcuni amici. Questo qui e basta. Perché poi ci sono tante cose grandi. E niente, io con questo ho terminato. Adesso eccolo. Adesso inizio a fare le varie lavatrici e ci aggiorniamo dopo. Bacio. Eccomi tornata, ho fatto ben 4 lavatrici che stanno su questo stendino, un'altra la sto facendo, quella dei panni scuri, e poi mi sono rimasti i giubbini. Quindi ho finito. Sono le 7:15, io questo l'ho messo dentro perché fuori fa veramente caldissimo e quindi non ce l'avrei fatta a entrare e uscire ogni volta, ma adesso lo metto fuori. E niente, è bello pieno pieno, così lavando tutto
insieme e poi sistemando tutto insieme ho una visione totale delle cose che poi mi servono e quindi è molto più semplice appunto fare una lista delle cose che dovrò comprare. E niente, io vi saluto qui perché questo video verrà lunghissimo e spero che la memoria non mi abbandoni proprio adesso. Se vi fa piacere, commentate, mettete un bel pollice in su a questo video e se solo se vi fa piacere, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!